Il paese ha vissuto 7 terribili anni. Sì. Quali sono, a suo giudizio, le cause della strategia della tensione che dal 69 a oggi insanguina l'Italia? Beh, lei mi chiede una cosa a cui non è facile dare una risposta in breve. Bisogna fare un'analisi molto compiuta e io voglio dirle soprattutto un'impressione. Ecco, ho l'impressione che ancora lo studio e la comprensione chiara di quello che è avvenuto non siano, diciamo così, completamente e pienamente esauriti. Se in ogni modo, ecco, io le voglio dire questo, prima di tutto io ritengo, può essere un'ovvietà, ma non è tanto un'ovvietà, che la causa è una causa politica, che ci sono state delle forze, dei gruppi politici che hanno lavorato deliberatamente a costruire determinati sbocchi. Vorrei fare una precisazione. Questo non significa però che dietro ad ogni fatto, ad ogni episodio e dietro a ogni organizzazione ci fosse lì direttamente esplicitata, diciamo così, la mano del nemico, per intenderci, della reazione dentro in modo palese. A volte quelli che agivano forse non sapevano nemmeno chi comandava e la vera ricerca bisognerebbe indirizzarla in questa direzione. Ci sono, per intenderci, i burattini che possono essere diversi. La cosa più importante è capire quali sono stati i burattinai. Credo che qui noi possiamo intuire certe cose, ancora non sappiamo tutto. Credo soprattutto che quando sapremo troveremo che la nostra fantasia sarà scavalcata dalla realtà. E io le voglio fare un esempio solo. Se a me avessero detto, diciamo così, prima di un certo periodo certe cose sulla vicenda cilena e su chi aveva organizzato la vicenda cilena, probabilmente io stesso, che sono di una determinata fede politica, avrei detto ma chissà, forse non è vero. Poi oggi sappiamo sulla base dei documenti invece quali erano le mani, gli uomini e le forze che hanno portato a quella tragedia terribile il popolo cileno. Ecco, capire meglio chi sono i burattinai, qui forse c'è ancora molto da scoprire. E ritengo, ecco, che i burattinai non sempre sono stati in Italia, o certamente non esclusivamente in Italia. Secondo lei, Presidente, ci sono in Italia le premesse oggettive per una evoluzione autoritaria di tipo cileno? Beh, io credo che le differenze siano profonde tra l'Italia e il Cile, differenze di composizione sociale, di storia e di vicenda politica. Ecco, ritengo che da noi le cose si siano svolte in un modo notevolmente diverso e anche che probabilmente noi siamo vaccinati dalla tragedia che abbiamo vissuto nel ventennio, dalla storia del fascismo, ad essere più agguerriti a far fronte a certi pericoli e a certe minacce. Credo però che sarebbe sciocco non riflettere su quella che è stata l'esperienza cilena. Dico subito però che una risposta di questo genere può indurre ad un equivoco, cioè può fare pensare che soprattutto il pericolo sia un pericolo, diciamo così, di golpe, di minaccia improvvisa. Questo pericolo sappiamo che dobbiamo averlo sempre bene in mente, dobbiamo essere molto vigilanti, ma non vorrei che l'attenzione portata su questo facesse dimenticare un altro pericolo, che è quello che io sento più forte in questo momento, cioè il pericolo che si determinano delle situazioni di frantumazione, di disgregazione della vita democratica, soprattutto, ecco, vorrei adoperare questa parola, di impotenza della democrazia, del regime democratico. Questa a me sembra la cosa più grave, perché poi questo è il brodo di cultura da cui può venire la minaccia colpista. Onorevole Lombardi, nell'estate del 1974 lei attaccò la Democrazia Cristiana. Disse: perché esistono le trame nere? Perché scoppiano le bombe? Chiedetelo alla Democrazia Cristiana. È lì che si annidano connivenze e complicità gravissime. La DC si identifica ormai con il sistema delle protezioni colpevoli che hanno permesso al fascismo di dilagare sanguinosamente. Perché fece allora queste dichiarazioni? Ma devo dire che quelle dichiarazioni poi suscitarono delle reazioni imprevedibili. Addirittura un oscuro militante della Democrazia Cristiana mi querelò per queste affermazioni. Curioso che un'accusa fatta a un partito non faccia reagire i rappresentanti ufficiali del partito, ma sia delegato a un militante questo compito. In realtà, nel tempo, era accaduto parecchie cose in Italia, non è che accadesse,
fossero accadute tutte nel 74, però erano venute al nodo alcuni eventi assai preoccupanti. C'erano state le dichiarazioni di Forlani circa le connivenze internazionali per la politica golpista, connivenze sulle quali, malgrado le insistenze per anni e anni, le insistenze su Forlani perché chiarisse il significato e il valore di queste sue dichiarazioni, non è venuta nessuna risposta. Erano dichiarazioni rivolte all'interno del suo partito? Erano dichiarazioni, no, pubbliche, non furono indiscrezioni. E nell'agosto o nel luglio, adesso è difficile ricordare, c'erano stati movimenti negli alti comandi, specialmente gli spostamenti per il terzo corpo d'armata, quello che risiede nella Venezia Giulia. No, il terzo corpo d'armata è a Milano, dove doveva andare il generale Miceli. Ecco, perfettamente. Gli spostamenti ci furono, ma gli spostamenti interessarono proprio le truppe stanziate nel Veneto, che sono considerate come, sono state considerate poi anche in seguito alle rivelazioni e ai processi, come una fucina di golpisti. Basta vedere quello che avvenne con la rosa dei venti, tutte cose successive, fino a un certo punto successive, perché erano già in corso quegli avvenimenti. Si assisteva a questo gioco a rimpiattino, delle rivelazioni sempre monche, che deliberatamente io ho chiamato vere e propri avvertimenti, chiamiamole così, mafiosi. Quando si ottenevano delle rivelazioni sulla responsabilità di Miceli o sulla responsabilità di Maletti o sulla responsabilità di altri comandanti dei servizi segreti o dei comandanti militari, la cosa che colpiva, e colpiva sgradevolmente, qual era? Che erano delle verità, probabilmente quello che è stato rivelato era vero, però non era mai tutta la verità. Cioè c'era una parte della verità che si rendeva pubblica come avvertimento a chi fosse interessato che c'era un'altra parte della verità che poteva, in caso di necessità, essere rivelata. Si fa presto a dire che i corpi sono separati, ma i corpi separati dipendono anche dallo Stato. Onorevole Cossiga, come spiega i numerosi casi di coinvolgimento in trame eversive di funzionari governativi a vario livello? Mi riferisco per esempio al generale Maletti e al capitano Labruna, dirigenti del SID, fino all'ultimo episodio di, questo credo si tratti solo di avviso di reato, a carico di D'Amato, ex capo degli affari dell'ufficio affari riservati, e di Vicari, ex capo della polizia. Lei mi pone delle domande molto delicate, ma io sono dell'opinione che rispondere con semplicità sia la cosa migliore. Forse le mie risposte non soddisferanno pienamente lei, né soddisferanno pienamente gli ascoltatori, me ne rendo perfettamente conto. E cerco di non mettere una prudenza da Ministro dell'Interno nel rispondere a queste domande, ma direi che rispondo più come cittadino che adesso ha fatto l'esperienza di Ministro dell'Interno, che non come Ministro dell'Interno, atteso che i fatti cui lei si riferisce sono avvenuti in un momento nel quale io non ero Ministro dell'Interno. La delicatezza della domanda che lei mi pone riguardo al generale Maletti e al capitano Labruna. Vede, io conosco di questi episodi, glielo dico con molta onestà, essenzialmente quello che ha scritto la stampa, anche perché non ho ritenuto che fosse mio dovere andare a sfogliare le pagine prima di me, perché questo non era mio compito. Ogni ministro è ministro per sé, per il periodo che gestisce. Io voglio dirle che noi dobbiamo renderci conto come l'attività dei servizi informativi sia un'attività
estremamente delicata, che può anche formalmente collidere con l'ordinamento. Io faccio un'ipotesi che è molto semplice. Il problema, a mio avviso, del generale Labruna e del generale Maletti e del colonnello Labruna, tenga presente che io conosco bene il generale Maletti da quando ero sottosegretario alla difesa, è un problema di legalità formale e di legalità sostanziale. Il generale Maletti, per quanto mi consta, è stato accusato di aver compiuto determinati atti che, a quanto posso leggere dalla stampa, sono atti in contrasto con le norme formali: dare passaporti con nomi non veri, aiutare all'espatrio clandestino persone ricercate dalla giustizia. Sono fatti che collidono con l'ordinamento. Il problema che è importante è, in relazione all'attività di un servizio segreto, conoscere lo scopo e il fine per cui si è posta in essere una certa attività. C'è un passo di un discorso tenuto da Vittorio Emanuele Orlando alla Costituente quando il... Mi dica. Oh, può richiamarmi, per favore? Fra una mezz'oretta. Si immagina, in generale, sta bene. Parlando della Corte Costituzionale, scusi questa diversione, Vittorio Emanuele Orlando era contrario ad attribuire la competenza a giudicare sui reati dei ministri ad un organo giurisdizionale. Lui diceva che soltanto un organo politico, come poteva essere il Senato, come per esempio negli Stati Uniti, poteva giudicare. Disse, confessò che lui aveva dato ordine durante il primo conflitto mondiale nell'interesse dello Stato di scassinare una cassaforte di un'ambasciata di un paese neutrale, e che quello fosse un reato, credo che fosse una cosa assolutamente chiara, ma lui si chiedeva se un tribunale ordinario fosse stato in grado di apprezzare la legalità sostanziale di questo atto. Ora, io non vorrei parlare della persona di Gianni Maletti o di Labruna. Io direi che il criterio, tenendo presente del servizio in cui questi militavano, dovrebbe essere, a mio avviso, il criterio politico. Lascio stare quello che è il criterio che useranno i giudici, e io sono molto rispettoso delle prerogative dei giudici, come d'altronde sono estremamente geloso anche delle prerogative dell'esecutivo, perché le confusioni non giovano certamente alla democrazia. E io faccio una domanda. Il problema politico, che poi è quello che lei mi ha posto, non interessa tanto sapere la violazione. Se questi atti sono stati compiuti come atti di oggettivo favoreggiamento di un disegno eversivo fascista, o sono invece atti che sono stati compiuti, anche se diciamo con ingenuità, nella convinzione che compiendo quegli atti si sarebbe riusciti a giungere all'individuazione di una più ampia trama di carattere eversivo. Perché in un caso ci troveremo di fronte ad una colpa, ad un dolo, nell'altro caso ci troveremo di fronte ad un errore. Giuridicamente può darsi che le cose siano equivalenti, politicamente e moralmente sarebbero molto diverse. Gli ultimi episodi, quelli che vanno dal 68 al 69, i susseguenti, Colpo Borghese, Rosa dei Venti, cioè, ce n'è uno solo in cui non appaia un personaggio del SIN. Che cosa significano le accuse di Miceli a Maletti, le accuse di Maletti a Miceli, la solidarietà espressa con gli uni o con gli altri da questo o quell'altro ministro? Che cosa significa? Che cosa significa adesso, gli arresti di altri ufficiali del SIN? Che cosa significa che ad ogni processo appaiono dei personaggi direttamente collegati o utilizzati dal SIN, che non sono soltanto strumenti, ma uomini di fiducia, uomini adoperati con una spregiudicatezza. Io capisco che la spregiudicatezza è la regola nei servizi segreti, ma questa è una spregiudicatezza a carattere criminale, non per scoprire i delitti, ma per creare i delitti, che è diverso. Onorevole Cossiga, anche due funzionari del suo ministero, D'Amato e Vicari, mi sembra, sono sotto inchiesta della magistratura. Il problema cosiddetto delle intercettazioni telefoniche.
Come lei sa, esiste tra l'altro, esisteva prima un regime e poi è esistito un altro. Alla formulazione della seconda legge sulle intercettazioni da parlamentare ho collaborato anch'io. Il regime delle intercettazioni telefoniche e il regime delle intercettazioni foniche in generale è un regime molto vario. Per esempio, non so, le dirò una cosa, l'Inghilterra, che è il paese certamente dove la privacy, la tutela della libertà individuale è più avanzata, considera più garantista il controllo del ministro dell'interno sulle intercettazioni telefoniche che non il controllo del magistrato. Ecco, vede, lei sa che io sono stato molte volte attaccato perché io ho difeso il dottor D'Amato da attacchi che venivano fatti da parte della stampa. Io ho difeso il dottor D'Amato come avrei difeso qualunque funzionario dell'amministrazione dell'interno, su fatti specifici, a mia conoscenza, che non potevano essere attribuiti al dottor D'Amato, il quale è stato sollevato dall'incarico di direttore dell'ufficio affari riservati, anche perché c'è stata una trasformazione del servizio, dirige un servizio particolare, ma non è per il fatto, c'avevo una mia vecchia zia, e parlavamo novantenne e parlavamo di di principi molto, molto, molto ortodossi secondo le mie convinzioni religiose. E stavamo parlando di un signore che era andato a finire, a mio avviso, ingiustamente in galera per bancarotta fraudolenta. Io dicevo, ma veramente qui sono stati eccessivi. Ah, ha detto, vabbè, questo non importa, non avrà fatto bancarotta fraudolenta, però tradiva la moglie. Il fatto che uno abbia un avviso di reato e giudicherà la magistratura per determinate cose non credo che dovrebbe giustificare nessuno di poi attribuirgli delle colpe immaginarie in altri settori. E se il ministro dell'interno non tutelasse i suoi funzionari quando non hanno commesso colpe specifiche, verrebbe meno al suo dovere e verrebbe a indebolire una struttura generale dello Stato. Cosa direbbe se un ministro dell'interno lasciasse che su cose non vere i suoi funzionari venissero attaccati? Direbbe che non fa il suo dovere. Sì. Si tratta di vedere che non abbiano tradito invece della moglie la Repubblica. Ecco, certamente. Il punto fondamentale, però, per quanto riguarda il processo delle intercettazioni, sono state scritte tante cose che D'Amato mi avrebbe minacciato, che avrei chiamato i comunisti, i socialisti, che avrei detto questo e quest'altro. Cioè, ormai io mi sono stancato di smentire, perché con tutto il rispetto per la stampa. Io ho parlato una sola volta in una visita di cortesia con il responsabile della magistratura di questo problema, per dirgli che io non mi ero mai e non mi sarei mai sognato di interferire. E costoro mi hanno dato atto che mai il Ministero dell'Interno, se rivolgeva a me, aveva interferito. Io ho chiesto una sola cosa, che se la si smetta con queste lungaggini di carattere processuale e che, specie quando si tratta di problemi così delicati come questi, i processi si facciano, si chiudano. Chi deve pagare, paghi, non mi importa chi deve pagare. Ma non creiamo delle condizioni nelle quali si possono innestare speculazioni, si può alzare polverone, dietro il polverone si possono nascondere anche altre persone. Se Vicari e D'Amato hanno sbagliato, che loro paghino. Se non hanno sbagliato, che vengano assolti e paghino chi ha sbagliato. Ma il cittadino, il ministro dell'interno, l'opinione pubblica hanno a questo punto il diritto di sapere che cosa è successo nel nostro paese. E per quanto mi riguarda, io non mi stancherò di chiedere che i processi si celebrino, tutti i processi. È stato parzialmente accertata la presenza, mi sembra però, di agenti del SID nelle Brigate Rosse e si è parlato spesso di inquinamenti neri nelle Brigate Rosse. Lei cosa ne dice? Dunque, guardi, questo, a costo di farmi accusare dall'opinione pubblica che sono un ministro male informato, non lo so.
se veramente noi avessimo la possibilità di aver dentro gente dentro le Fregate Rosse, beh, io ne sarei molto lieto. Pisetta è stato era un collaboratore del SID e faceva parte del Brigate. Ecco, qui ricorriamo al solito discorso, cioè in queste attività dei servizi, ecco perché è necessario il controllo politico e poi in ultima fase il controllo parlamentare. E come ho fatto il discorso prima, è che cioè alcune attività sono qualificate dal fine più che dal loro oggetto. Cioè è chiaro che un servizio di sicurezza del paese, se può, si infiltra nei movimenti avversivi. La cosa a cui bisogna fare attenzione è questa: se si infiltra a fini provocatori o se si infiltra a fini di conoscenza. Anche perché qui dobbiamo smetterla di considerare la collaborazione con lo Stato anche per fini occulti come una cosa spregevole, e come è in alcune zone del paese che andare dai carabinieri della polizia a dire che uno è un assassino è una forma sleale, dice così, traditore. No, insomma, qui bisogna tenere presente che ci sono dei valori, e collaborare in certe condizioni con lo Stato è un fatto doveroso, è un fatto lecito ed è un fatto anche pericoloso per chi lo compie. D'accordo, ma il problema nasce dal fatto che è stata segnalata la presenza di uomini del SID, mi scusi la generalizzazione, ma è necessaria in questo caso, la presenza di uomini del SID in quasi tutti gli episodi più gravi di questi anni in Italia, e per esempio, mi scusi, è per esempio la presenza di uomini del SID in cellule eversive, più o meno eversive, che poi sono state, grazie, no? Che poi sono state accusate di gravi stragi. Allora questi uomini del SID erano presenti ma non hanno sventato queste stragi. Io ho tanti guai in casa mia e il SID non dipende da me, quindi parlo da cittadino, anche perché sinceramente non vorrei essere considerato persecutore di nessuno. Io faccio un discorso generale. Il semplice fatto che l'agente di un servizio speciale lo si trovi inserito in un'organizzazione eversiva, questo non può dar luogo a un giudizio negativo. Il semplice fatto. Ciò che bisogna andare a vedere è che cosa lui ha cercato di realizzare inserendosi in questa organizzazione eversiva. Se è lì per compiere azioni di provocazione, per strumentalizzare, tanto per intenderci, organizzazioni eversive per scopi di provocazione, o se è invece lì per conoscere. Quindi il semplice fatto che si rilevi la presenza di agenti segreti, chiamiamoli così perché la gente è abituata, dentro le organizzazioni avversive, di per sé non può essere assunto come un fatto sintomatico decisivo. Quello che bisogna andare a vedere chi ce li ha mandati e che cosa sono stati mandati a fare. Onorevole Lombardi, là dove hanno fallito gli attentati e le stragi, può riuscire una crisi economica grave come quella attuale, che si accompagna, mi sembra, a spinte disgregatrici gravi, a spinte corporative, autonome, settoriali? Ebbene, prevedere le conseguenze di una crisi economica grave è difficile. Certo, se non si riuscisse a padroneggiare la situazione e se si arrivasse a una degradazione inflazionistica a carattere sudamericano o altro che disgregasse il tessuto sociale già debole della nostra società, tutto sarebbe possibile, ma tutto sarebbe possibile in tutti i sensi e non soltanto in uno, cioè da augurarsi che si riesca a fronteggiarla o almeno ad impedire il peggio. Qui è una questione è importante da parte delle forze politiche. Direi che un modo di difendere la democrazia essenziale è proprio quello di rendersi conto della necessità di fronteggiare seriamente la crisi. Perché non c'è dubbio che un disegno che non so se ci sia nato, quando c'è una logica nelle cose nasce poi il disegno che serve questa logica, ma una logica
acquisibile, supponibile in una classe dirigente conservatrice che vuole uscire dalla crisi economica soltanto facendola portare il carico ai lavoratori e sottrarsi ai suoi obblighi, ai suoi sacrifici, quale potrebbe essere in una logica normale? Proprio quella di esasperare il problema, indurre tutti gli elementi anche attraverso una pratica intransigente nei rapporti fra le diverse classi sociali, indurre a frantumare le solidarietà che il movimento operaio è riuscito a costituirsi, creare delle rotture o degli antagonismi fra occupati e disoccupati, fra o lavoratore del nord e lavoratore del sud, fra giovani disoccupati e anziani occupati, cioè sconnettere tutto il tessuto di solidarietà che poi costituiscono il tessuto democratico di una società. Questa logica esiste, quindi che possa esistere un disegno delle forze conservatrici del nostro paese di esasperare in questo senso e di far precipitare la crisi in questo senso, cioè dire con l'obiettivo prioritario di far servire la crisi, di strumentalizzarla in qualche modo per disgregare il movimento operaio, è nella logica della cosa. I cittadini che ispirano la loro azione umana e politica alla Costituzione della Repubblica hanno perso molta fiducia nello Stato dopo che in questi anni abbiamo avuto generali, capi di servizi segreti divenuti deputati dell'estrema destra, abbiamo avuto alti funzionari dello Stato incriminati per gravissimi attentati all'istituzione della Repubblica. Beh, adesso lei non chiede a me giudizi su singoli fatti e episodi, su uomini e nomi. Sa che non può chiedermeli, io ho una responsabilità in questo momento e sono tenuto, diciamo così, a muovermi e a ragionare nel quadro delle funzioni e delle responsabilità che ho adesso. Quindi comprende perché io non scendo a un esame specifico di singoli fatti e di singoli episodi. Ecco, io però vorrei fare questa osservazione: spesso di fronte a fatti gravi del tipo di quelli che lei ha indicato, cioè uomini o settori dell'apparato dello Stato, ripeto, non voglio mettere nomi, che invece di difendere la Costituzione si sono mossi in un'altra direzione, io ho visto che c'è stata una risposta anche molto profonda, molto emotiva, ma che è rimasta spesso all'emozione, alla protesta, alla domanda, alla lotta di un'ora, che non ha saputo invece costruire un cambiamento. E invece per risanare le parti dello Stato che sono state avvelenate dalla strategia della tensione non basta né una splendida manifestazione di un giorno, né un seguito di slogan, né la battaglia di un mese. Bisogna sapere costruire un movimento di lotta e un'azione rinnovatrice, democratica, che sia paziente, che sappia durare per mesi e mesi e sappia incidere via via sulle diverse parti dello Stato che devono essere risanate. Quindi la pazienza della democrazia per mutare profondamente le strutture dello Stato. Ecco, pazienza non nel senso di stare senza far niente e aspettare, proprio il contrario. Cioè pazienza nel senso di fare,